L'ASL Salerno comunica il dato relativo alla popolazione over 80 sottoposta ad oggi a vaccinazione. Su un totale di circa 70.000 in Campania, l'azienda ha somministrato oltre 10.000 dosi. A partire dalla prossima settimana vi sarà un potenziamento delle attività di vaccinazione attraverso l'apertura di ulteriori centri vaccinali. Restano sempre attivi gli altri centri vaccinali presso gli ospedali Ruggi d'Aragona, Nocera Inferiore e Battipaglia Polla, Vallo della Lucania, Eboli, Sarno, Scafati, Oliveto Citra e Agropoli, e le sedi distrettuali sul territorio. Chiamate a domicilio per vaccinazioni presso i centri vaccinali. L'ASL ha voluto anche informare la cittadinanza che i centri di vaccinazione stanno contattando telefonicamente unicamente le persone già convocate per la vaccinazione tramite email o sms per ottenere la conferma della loro presenza nel giorno e nell'ora prefissata presso la sede del centro vaccinale. Per le vaccinazioni a domicilio agli ultraottantenni non deambulanti invece l'ASL non effettua ancora chiamate in quanto tale modalità non è stata ancora avviata. L'azienda sta programmando, ricevuti i vaccini adatti, il varo della campagna vaccinale. Le persone che per vari motivi non riescono a presentarsi al punto vaccinale nella data e ora in cui sono state chiamate saranno automaticamente ricontattate per un nuovo appuntamento. Non devono quindi chiamare alcun numero ASL o inviare alcuna mail. Nei casi di persone non deambulanti per le quali al momento della registrazione in piattaforma regionale non sia stata segnalata l'impossibilità a recarsi presso il centro vaccinale, è possibile richiedere la vaccinazione a domicilio inviando una mail a hd_covid@sorisa.it indicando il codice fiscale dell'anziano e specificando non deambulante.